Buonasera a tutti, eccoci qua, ciao a tutti. Allora, vediamo, aspettate che adesso parte un po', sono un filo in anticipo, sì, sono anche un filo in anticipo, va bene. Oh, ragazzi, ma siete già 300, ma pazzesco, è pazzesco. Davide, dove sei? Sono qua, ciao Paola. Allora, avete visto quante ciotoline che abbiamo questa sera? Non sapevo più dove mettere la roba, pazzesco. Allora, ma ciao, ciao Giada. Adesso stanno arrivando tutti i commenti, non vedo più niente. Ciao, ciao Daniele, un'altra Daniela, Silvana, Stefania. Ciao Giusy, buonasera anche a te. Oh, ciao Valentina. Alba, poi Mary, Mariella, Laura, ciao, ciao Elena. Stanno arrivando. Pom, 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 pom. Allora, vediamo Angela, ciao Stefania, Piera, aspetta, Piera che qua partono i messaggi, pronti a guardare? Ah, ok, rigorosità. Sì, questa sera biscotti, biscotti a lei. Allora, ne faremo, quanti ne facciamo? Tre tipologie, giusto? Non mi ricordavo nemmeno più. Un po' particolari alcuni, eh? Allora, vediamo, buona serata a tutti e a te. Ciao, grazie Cinzia. Vedo Laura, ciao Anna, ciao Ludmilla. Grande Valeria, ciao Valeria, grande, grande Valeria. Davide, mi farei qualcosa per la festa del papà o mamma, tipo dei muffin? Allora, Eri, non lo so, non so se riesco perché questo mese, diciamo, è molto, molto, molto impegnativo. Infatti, sono praticamente alla mattina, insegno a. Ah, eccolo cos'era, il filo solito, all'alberghiero, no? E poi dei giorni vado a registrare i nuovi videocorsi, poi vi dico una cosetta che uso in anticipo, e poi devo ovviamente, devo studiare, devo parlare alle ricette, e ci sono tante altre simpatiche cose da fare, quindi vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Però, mi piacerebbe tanto fare qualcosa perché purtroppo l'anno scorso, lo sapete, in questo periodo iniziava il lockdown. 9 marzo, io ricordo ancora, stavo facendo un corso a Verona e mi viene la pelle d'oca il pensiero, ricordo dell'annuncio Italia zona protetta. E da qui in poi partiva, mi viene veramente il nodo alla gola, quello che poi è stato tutto il lockdown, che ancora oggi è tutto il lockdown, che per adesso non ha ancora fine, nonostante la parentesi estiva che c'è stata, ecco, l'anno scorso, diciamo. E quindi, proprio per la festa del papà avevamo fatto qualcosa, adesso non mi ricordo cosa, ma e quindi sì, probabilmente faremo qualcosa, adesso vediamo. Sicuramente per la festa della mamma, ovviamente, ovviamente, però quella manca ancora, quindi. Allora, nuovi videocorsi, sì. Ah, l'avete vista, Piera infatti scrive, le anteprime delle torte estive, sapori particolarissimi, sì. Allora, ve la dico già, intanto che aspettiamo altre persone che si aggiungono alla nostra diretta. Allora, praticamente uscirà adesso a breve, il 12 di marzo, uscirà un nuovo videocorso dedicato alla primavera. Ok? Ci sono delle tecniche nuove, ci sono delle creazioni nuove, ovviamente avete visto già qualcosa, lo so, tipo fragole, rose, champagne, quella è buonissima, buona, buona, buona. C'è una torta a trancio dalla quale si può ricavare anche la monoporzione, è molto interessante capire anche come si creano le torte da trancio, le temperature che si devono utilizzare per tagliare appunto le torte da trancio, quindi fare la banda là grande, dopo viene tutto spiegato nel corso, fare i tranci, eccetera. Poi c'è il corso estivo che comprende i semifreddi e le crostate estive. L'avevamo, diciamo così, proposto l'anno scorso, però sono delle creazioni talmente attuali, cioè nel senso che abbiamo detto, vabbè, dai, riproponiamolo ad un prezzo particolare, che non è quello solito. Poi il corso si può acquistare sempre durante l'anno, no? Però costa un po' di più, ecco, tutto qua. Quindi dal 12 si parte. Allora, Davide, Maria, questa diretta si può rivedere? Sì, certo, Maria, sì. Oggi facciamo biscotti. La carota sembra eccezionale. Luca, sì, guarda, la carota è proprio Pasqua allo stato puro. Cioè, proprio perché? Perché Pasqua? Cioè, ricorda molto, oltre che questi colori pastello che avete visto, e vi invito a provare, ragazzi, perché è gratuito, eh? Non dovete mettere dati. Non vi arriva la batteria di pentole a casa, tranquilli. La carota è cremoso, cioè c'è questo abbinamento tra la carota, quindi abbiamo un cremoso alla carota, un morbido
alla carota, che è una preparazione veramente molto interessante da fare, e poi lo yogurt, ok? E questa crema di yogurt è veramente facile, ma soprattutto molto molto golosa. Provatela, provatela perché è veramente buona. Ciao Davide, cosa mi sono perso per ora? Niente per ora, niente, adesso niente. Si stava un po' chiacchierando nell'attesa dei soliti 5-10 minuti che le persone si collegino e poi partiamo. Ecco. Allora, vediamo. Barbara, io ho scoperto che io ti ho scoperto con il lockdown. Sì, Barbara, guardate, domani è proprio l'anniversario, un anno, dove avevo lanciato questa idea di fare queste dirette, no? C'era già qualcuno che le faceva in Lombardia, perché la Lombardia era già la zona rossa. Ho detto, caspita, ma potremmo fare anche qui, visto che era partito l'annuncio Italia zona protetta. E domani è proprio un anno che avevo lanciato l'idea delle dirette. E da allora non ci siamo più fermati. Tranne ad agosto, se non ricordo male, ad agosto avevamo fatto un break, ma mi ero collegato a fare anche delle quattro chiacchiere ad agosto. Da allora basta, via come un treno, perché mi diverto e quindi siamo andati avanti. Allora, c'è qualcuno che si collega per la prima volta? Ho visto prima un messaggio, mi è sfuggito il nome. Ciao Antonietta. E niente, ecco, questo è un po' quanto. Allora, aspettate un attimo. Vediamo se si vede. Sì, allora, qua ci siamo. E allora, apriamo un pochino qua. Inizia ad esserci caldino, caldino. Oh, bene, devo girare col filo in mano. Simona, grazie Simona. Ciao Lorena. Sì, ma guardate ragazzi, era andato tutto per caso. Adesso non so se domani se condivido il ricordo, se lo becco, condivido il ricordo. Ma sono finito, siamo, cioè nel senso io, Antonio, le persone che ci danno la mano e tutto quanto, e anche su Rai 3, vero? Cioè sul TG della Rai. Siamo infiniti, perché eravamo proprio tra i primi a fare questa iniziativa, proprio, e ricordo ancora, se becco il servizio lo giro, lo mando. sì, era partito tutto con il tortino il tortino al cioccolato. Dopo da lì in poi ci siamo un po' evoluti, voi mi avete chiesto di fare anche delle cose più simpatiche, più interessanti, e quindi siamo poi partiti. Ecco. Allora, vediamo. Io per la prima volta, ciao Monica! Spero di averlo detto giusto. Ciao Davide, che per caso verrà in Puglia quando si potrà? Maria, sì, Puglia, Puglia ci siamo. C'è anche Valentina che sta seguendo la diretta e sarò appunto da Simiele, ok? In Puglia, anzi, sì, siamo in Puglia, siamo proprio nella parte un po' alta, siamo a Torre Maggiore, in provincia di Foggia, e lì faremo due corsi a maggio, e poi dovrei ritornare verso, non mi ricordo se novembre o dicembre, però c'è il calendario. Speriamo di riuscire a farlo, ovviamente, perché adesso è un po' tutto da vedere come si evolve, insomma. Già, i disegni, biscotti al cioccolato per... Brava, brava Valeria, bravissima! Abbiamo fatto i biscotti al cioccolato per la festa del papà. Cavolo, Valeria, grande, grande. Allora, ciao Fabio. Allora, aspetta, vediamo se si vede anche da qua. Ok. Bene. Davide, si può sostituire il burro di cacao con altro per il cremoso e la carota? Ari, allora, si può fare, però perché usiamo il burro di cacao? Lo usiamo perché non vogliamo mettere direttamente altro cioccolato bianco, che ovviamente ci copre un po' il gusto della carota, no? E neanche mettere troppo. Potremmo mettere del burro volendo, certo va bilanciato perché il burro non è completamente grasso come del resto non lo è il cioccolato, no? Però faccio così perché il burro di cacao è praticamente in sapore, no? E di conseguenza mi dà sostegno alla preparazione, però non mi copre il gusto della carota, che comunque è già leggero di suo, no? E quindi questa è un po' la motivazione. Allora, vediamo. Oh, bene, bene. Oh, grande, grazie Valentina, hai condiviso il link. Come posso sostituire il cioccolato bianco per problemi di intolleranza? Caterina, dipende da cosa si fa, sai? Cioè, lì dipende un attimo, ci sono varie possibilità, però dipende. Perché se stai utilizzando il cioccolato bianco in una preparazione tipo una lamellata, un cremoso, allora lo puoi sostituire con il burro di cacao, ovviamente bilanciando il tutto. E in altre preparazioni, come ganache, eccetera, bisogna un attimo di vedere, sai? Ragazzi, io quasi quasi... quasi quasi direi che possiamo iniziare, no? Bene, allora,
Vi faccio vedere i nostri. Qua c'è l'aggiunta, vi faccio vedere anche l'aggiunta. Che ho sbagliato a scrivere e ho detto: no, cavolo, non lo rifaccio da zero. Guardate i segreti, vedete che sotto c'è l'attura. Vabbè, noccioloso, golosone, golosone è fantastico. Ikigai, non mi viene mai il termine. Allora, partiamo dall'ikigai. Ikigai, quindi idea, ci spostiamo verso Oriente. Proprio in Giappone, infatti, abbiamo il nostro tè matcha e ovviamente le ciliegie, ok? Poi, golosone, pistacchio, caramello al lampone, è molto interessante, e un biscotto veramente facilissimo da fare e buono, ma buono, 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 che è il biscotto alla nocciola. Proprio si sente la nocciola che è un piacere. Quindi, particolari, eh? Oh, allora direi che possiamo appunto iniziare. Ciao Filomena, benvenuta. Manuela, invece della farina di nocciole, sposa le mandorle? Sì, Manuela, usiamo la nocciola perché ovviamente lo facciamo, l'abbiamo chiamato noccioloso, no? In realtà lo potete fare al pistacchio volendo, oppure alla mandorla, non sarebbe un problema. Allora, partiamo subito, ragazzi, con creare diciamo, il golosone. Ok, quindi il golosone come si compone? È quello più articolato, per così dire. Praticamente ha la base di frolla al pistacchio, l'interno di questo, diciamo, questo caramello, ecco, al lampone, più una ganache, diciamo, più una ganache, e questa qui dovrebbe riposare. Io adesso la userò direttamente questa sera, quindi sarà un po' morbida, però la usiamo lo stesso, quindi se avete la possibilità di farla riposare, tanto meglio, ma non ci limiteremo a questo, perché andremo anche a glassarlo, cioè golosone deve essere bello obeso come biscotto, insomma. Ok? Impossibile trovare la farina di pistacchio? No, Rossana, io la trovo sul mercato, però si trova anche via tipo Amazon, così. Ok, poi noccioloso è quello più semplice. Mentre l'ikigai praticamente sono due biscotti, uno pieno e uno forato, con al centro la confettura di ciliegie. Poi ve lo faccio vedere ovviamente bene. Allora, partiamo col creare il nostro golosone. Quindi faremo questa sorta di frolla sablé al pistacchio. Ecco qua i nostri ingredienti. Io ne ho fatta mezza dose, quindi se vedete le ciotoline un po' meno cariche, ho fatto mezza dose. Fermo restando che tutte le nostre preparazioni che faremo questa sera, e mi riferisco proprio alle frolle, tra virgolette, l'impasto del nostro biscotto, tutti quanti li potete anche congelare se ne avete in eccesso, altrimenti li potete conservare in frigorifero per 3-4 giorni, non c'è nessun problema, e poi usare al bisogno. Ok? Allora, vediamo. Un occhio di bue orientale, sì, Piera. Vediamola un po' così, vediamola un po' così, ci sta. Allora, vediamo. Adesso vi dico gli ingredienti, ma prima di tutto accendiamo il forno, ok? Così ce l'abbiamo già caldo. Impostiamo il nostro forno a... Eccolo lì. Per la prima cottura, che sarà proprio quella del golosone, impostiamo il forno a circa 155, se non mi ricordo male, sì. 160 gradi, quindi fare una cottura leggera, ok? E basta, quindi impostate pure il forno. 155 se è statico, scusatemi, ventilato, 160 se siamo sullo statico, quindi abbiamo sempre quei 5-10 gradi in più. Poi, lo sapete, conoscete voi il vostro forno, quindi decidete di aumentare o diminuire, ecco, a seconda. Vediamo, eh? Franco, buon compleanno allora! Allora, come si scongela la frolla? Donatella, guarda, fai la tua frolla, quindi l'hai congelata, la scongeli in frigorifero, mi raccomando, sai, in frigorifero ci mette, quindi attenzione perché ci mette anche 24 ore, dipende dalla quantità, ovvio. E una volta scongelata la utilizzi come se fosse una frolla appena fatta, insomma. Ok, allora, vediamo. Facciamo qua, no, lo guardo da qua. Allora, facciamo così, ragazzi, e partiamo con la nostra preparazione basica, quindi questa frolla qui. Io la farò in planetaria per comodità, però la potete fare anche a mano, va bene? È sostanzialmente un procedimento sabbiato, quindi andremo a sabbiare le farine e il burro. Ok, dopo vi faccio vedere bene, sono cose che comunque, diciamo, nelle nostre dirette abbiamo già fatto, eh. Però vi dico intanto gli ingredienti. Quindi abbiamo, prendo i sostituti perché sono
Sono tanti. Allora, ciao Pina, 125 grammi di farina 00, poi 65 grammi di zucchero, 65 grammi di burro freddo, mi raccomando, poi 45 grammi, no 40, scusate, grammi di farina di pistacchio o polvere di pistacchio, insomma, questo è. Poi, dov'è? Eccoli qui. 28 grammi di uovo. E infine abbiamo un pizzichino, ecco, di sale. Bene, allora procediamo. Vediamo, perché la farina del pistacchio mi viene sempre salata? Sbaglio farina? Oddio, guarda, non lo so. Attenzione che tu magari non vada ad utilizzare una farina salata di pistacchio. Oh, però strano, cioè io non ho mai sentito la farina salata, però se è salata, insomma, è inutile, tu non metti il sale, probabilmente c'è una cosa così. Allora, come faccio? Partiamo. Partiamo appunto inserendo nella planetaria. Scusate, questa sera c'ho un po' di torcicollo, quindi se mi vedete un po', un po' così, è per quello. Allora, inseriamo il burro freddo in planetaria, la farina di pistacchio, la farina 00, che ovviamente è già stata setacciata. Mettiamo anche il sale. Zucchero e uova da parte. E cosa facciamo? Adesso andiamo a sabbiare il tutto con il nostro gancio foglia. Ok? In pratica creiamo una sorta di sabbia che in sostanza, grazie al nostro burro presente all'interno, va a impermeabilizzare scusatemi, la farina, e quindi quando aggiungeremo i liquidi, in questo caso le uova, non andremo a creare più di tanto della maglia glutinica, otterremo una frolla molto molto friabile. Allora, mettiamo in macchina. Mano cosa fate? A mano non dovete impastarla se non avete la planetaria. Prendete tutti gli ingredienti e con le mani iniziate a sbriciolarli così. Prendete, sbriciolate e avanti così, finché non diventa simile a quello che faremo qua in sostanza. Vediamo, eh? Maria, sì, esatto, a mano, non a sbattitore elettrico, sai, proprio prendi l'impasto e inizi a sbriciolarlo tutto, ok? Boh, via, partiamo. Sto un po' basso perché altrimenti mi va un po' dappertutto. Allora, vediamo intanto i commenti. Uovo o sbordo? No, no, Ambra, uova, uova. Buonasera, mi permette di scusare della pasta di pistacchio con la farina? Iride, sì, certo, si può anche aggiungere della pasta di pistacchio, però va ovviamente bilanciata la ricetta. La pasta di pistacchio è massa grassa pura sostanzialmente. Più o meno, poi ci sono extra e vari ed eventuali, e quindi dobbiamo bilanciarla con il burro. Va bene? E ecco qua. Vediamo, Davide, si prende farina di... Vabbè, si prende farina di pistacchio, in che senso? Allora, per chi usa il Bimby... Oddio, Raffaella, non lo so, io non uso il Bimby. Comunque bassa la velocità. Cioè, solo perché sennò ti esce un po' dappertutto, sai? Guardate, ragazzi, questa è già pronta. Adesso vi faccio vedere che arrivo lì. Anzi, facciamo. No, vengo qua. Si vede? Sì, dai, perché l'altra volta l'avevo fatta cadere. È proprio, sembra una sabbia. E questa è già pronta e in un secondo la terminiamo. Come? Inseriamo lo zucchero e le uova. Basta. Facile, facile, indolore. Stessa cosa a mano. A mano facciamo la stessa identica cosa. Mano facciamo la stessa cosa, quindi lo impastiamo. Rimetto in planetaria. Ecco
Allora, i bimbi non sabbia alle lame. E Gabriella, sì, ecco, guarda, io non lo so, sinceramente. Adesso, man mano, alzi un po' la temperatura fino a compattare tutto quanto. Quindi, sì, la temperatura. Buonanotte. La velocità. A posto. Ah, fantastico. Chiara, nel frattempo parlaci del prossimo corso che a breve aprirai. Dopo ve lo accenno, dai, volentieri. Alzo un altro po'. Ancora, fin tanto che si compatta. Eccola qua. Questa frolla, ragazzi, è ottima anche per le cotture in bianco, a nudo, con le nostre, diciamo, frolle senza niente, quindi le cotture senza nulla. Questa la tengo perché, senza sporcare o lavarla, vado a fare l'impasto successivo, tanto non succede nulla. Eventualmente, vedete cosa non ci vuole, ne ho un'altra lì subito pronta. Allora, eccola qui la nostra bella frolla. Bella. Vedete? Allora, questa qui sarebbe opportuno farla riposare, mi raccomando. Però la usiamo lo stesso, noi comunque dobbiamo fare dei biscotti, grossi problemi non ne abbiamo, ok? Allora, vediamo, Linda scrive, lo sbatti e poi pesi. Immagino che sia per il discorso dell'uovo. Sì, quando, che ne so, abbiamo 12 grammi di uovo, un uovo pesa mediamente 55 grammi, cosa facciamo? Sbattiamo l'uovo e pesiamo 12 grammi. Allora, questa qui adesso cosa faccio? Prendo due foglie di carta da forno e la stendo. Allora, aiuto un attimo. E la stendo. Così facendo, come dico sempre, non andiamo ad aggiungere farina, amido, non sbilanciamo la ricetta. Lavoriamo anche più pulito, visivamente. Allora, quanto la stendiamo? Qui dipende come vi piace, ragazzi, il biscotto. Io tendo a tenerlo a 4 mm circa, anche 5, ok? Però lì dipende. Attenzione perché abbiamo due parti, quindi se lo teniamo a 5 avrete un biscotto alto quasi un centimetro, quindi tenete conto anche di questo. Quindi in questo caso potete tirare la frolla anche 3 mm per poi avere un biscotto in totale alto 6 mm. 4 per averlo da 8. Allora, sì, allora il riposo in frigo, ragazzi, tendenzialmente proprio il minimo sindacale sono 30 minuti. Cosa buona e giusta sono 2 ore, e se lo lasciate per più tempo, tanto meglio, quindi non succede nulla. Se lo fate il giorno prima o il giorno dopo, non c'è problema. Una frolla in frigorifero vi dura, allora, vi dura tranquillamente anche una settimana, però dopo il 3-4 giorni inizia un po' a, diciamo così, ossidarsi e quindi sarebbe meglio consumarla entro 3-4 giorni, va bene? Quindi adesso tengo ancora qui. Adesso liscio, una volta che lo stella, e ci siamo. Posso avere le ricette alla fine? Sì, prendi il pagamento. No, scherzo. Marina, scusami, le ricette le trovi tutte quante, sai? Cioè, nel senso, se tu vai nei post precedenti, c'è proprio questo disegno, ok? Qui sulla pagina, tu clicchi sopra, nella didascalia ci sono tutte le ricette con gli ingredienti. Poi, tempo di fare le nostre dirette, verrà creato anche un PDF che potete scaricare gratuitamente con tutta la ricetta del procedimento sul sito internet, il mio, davideserogna.it. Allora, vediamo. Il giorno, no, perfetto, esatto. Allora, ragazzi, adesso cosa facciamo? Questa operazione che stiamo per fare, io la consiglio caldamente sempre quando andiamo a cuppare, a stampare dei biscotti, ovvero io la frolla tirata la posiziono in congelatore. Ok, la posizione in congelatore bastano 5 minuti e si rapprenda e poi riusciamo a tagliare dei biscotti perfetti senza che quando li prendiamo in mano si smollano un po' tutti e hanno insomma questo problema, va bene? Quindi prendo e metto in congelatore. Ecco
Allora, vediamo. Allora, se avete domande adesso fatemele pure, non c'è problema. Oh, grazie, grazie Mylin, spero di averlo detto giusto, che ha pubblicato gli ingredienti, grazie mille, sai. Allora, adesso ci prepariamo, iniziamo insomma, a prepararci invece la nostra ganache al caramello e lampone. Perché la ganache, sapete, ha bisogno di un tempo di riposo. Noi questa sera non riusciamo a farla, però siccome deve andare in un certo posto, poi vi faccio vedere, se è un pochino più morbida, l'effetto è forse anche meglio. Quindi iniziamo a preparare la nostra ganache al lampone. Quindi prendo gli ingredienti, caramello e lampone. Questo lo tengo qui. Davide, quando usciranno i corsi? Mi sono collegato poco fa. Vanessa, il 12 di marzo, quindi fra 3 giorni, giusto? 10, 11, 12, sì, 3 giorni. Stasera sono fuso, sì. Simona, sembra. Beh, grazie Simona. Davide, se i biscotti mi cuociono domani, le altre preparazioni dobbiamo fare lo stesso. Anna, sì, perché ti spiego. Le altre preparazioni in realtà è solo questa. Questa la puoi fare e la lasci in frigorifero. Va benissimo, anzi è meglio, detto tra noi. Se per caso volete già tirarvi la frolla e posizionarla in congelatore o in frigorifero, lo potete fare. Occhio perché in congelatore ovviamente si congela, però se la lasciate in frigorifero già tirata, molto meglio. Quindi anche qui, piccolo accorgimento, dobbiamo far fare il riposo alla frolla. Tiratela già adesso, ok? Dovete avere solo il posto di tenerla, insomma. Ma se la tirate già adesso, appena fatta, è bella morbida, non fate fatica, no? La stendete bene, mettete in frigorifero e passate 2 ore, è già pronta per essere cuppata. Non serve nemmeno rimetterla in congelatore. Perché? Perché uscendo dal frigo riuscirete a cuppare i vostri biscotti alla perfezione. Ma questo anche per fare proprio le torte, i fondi di torta. Quindi potete fare questo passaggio, ecco, risparmiate molto molto tempo. Allora, se faccio questa parola, il frangipane può andare bene? Sì, Caterina, sì. Allora, dai, che vi dico gli ingredienti della nostra ganascina. Allora, ganascina, sai, escono così. Allora, 28 grammi di zucchero, eccolo qua. Poi 7 grammi di sciroppo di glucosio, poi vi spiego il perché serve. 60 grammi di purea di lampone, ma volendo la potete fare anche la fragola, i frutti di bosco, i frutti rossi, alla mora. A cui volete, insomma. Poi cioccolato bianco, 110 grammi di cioccolato bianco, burro, 40 grammi di burro e panna, eccola qua, la nostra panna, 50 grammi. Ok, allora, e perché lo sciroppo di glucosio? Per chi non ha lo sciroppo di glucosio, mette praticamente la stessa quantità di zucchero. In realtà serve un po' di più, invece di 7 grammi dovrebbe essere circa 10-12, adesso non ricordo, poi ragazzi 1-2 grammi in più non cambia nulla in questa ricetta. Perché però invece è meglio mettere lo sciroppo di glucosio? Perché lo sciroppo di glucosio è anticristallizzante. Quando creiamo un caramello fa in modo che in sostanza vetrifichi meno, okay? E quindi quando aggiungeremo i liquidi, in questo caso la purea e la panna, vetrificherà meno, okay? E questo è il motivo perché si usa lo sciroppo di glucosio. Allora, cosa facciamo adesso? 110 grammi di cioccolato bianco, sai? Allora, guarda, la mia bilancia non va di glucosio, con un cucchiaino mi puoi aiutare? Certo, Caterina, guarda, questo qui a occhio e croce sarà un cucchiaino più o meno, ok? Fermo restando che io detesto i cucchiaini, però in questo caso emergenziale. È un cucchiaino sostanzialmente, sai, se poi è un po' di più, un po' di meno, non succede nulla, proprio niente. Allora, padellino, mettiamo lo zucchero e lo sciroppo di glucosio. Siccome lo sciroppo di glucosio, vedete, è rappreso, cosa faccio? Lo scaldo leggermente a microonde. Un po' come lo facciamo spesso questo procedimento, un po' come con il miele, così facendo si va a liquefare
già pronto. Ecco qua. E riusciamo a, vedete, tirarlo giù molto, molto più facilmente. Senza diventare matti e senza soprattutto lasciarlo nella ciotola, ecco. Ah, c'è un pezzettino. Oh, eccolo lì. E mettiamolo qua. Oh, adesso cosa facciamo? Andiamo a caramellare il nostro zucchero. Rendiamo lo zucchero bello biondo. A livello di gradi siamo intorno ai 160 gradi, ma non serve misurarlo. Lo vediamo. Occhio perché non deve scapparci, questo è importante. Allora, vediamo. Cosa va nel pentolino? Alessia, nel pentolino va lo zucchero semolato e lo sciroppo di glucosio. Ok. Mentre, nella caraffa posso aggiungere già il cioccolato bianco. Se vedete qualche pezzettino rosa è perché avevo del cioccolato colorato e ovviamente lo uso qui perché poi è rosa e si va a mescolare con il colore, con, diciamo, il colore naturale del lampone, quindi recupero così del cioccolato da cui in precedenza temperato, ho fatto dei decori e quindi è perfetto. Allora, vediamo. Glucosio o sciroppo di glucosio sono la stessa cosa? No, Rossella, quando si parla di glucosio, allora, quando trovate le ricette così di glucosio, tendenzialmente si parla sempre di sciroppo di glucosio, a meno che non venga specificato. Il glucosio è in polvere, si considera così, lo sciroppo invece è in sospensione. Poi ci sono delle varie differenze, però non riesco ad approfondire in questa diretta. Va bene. Intanto, cosa facciamo? Andiamo a scaldare la panna, ok? Scaldiamo la panna, anzi aspettiamo quando più o meno ci siamo con il caramello, iniziamo anche un po' a scaldarla. Vediamo. Caterina, come posso sostituire il cioccolato? Allora, Caterina, qui il cioccolato bianco lo potresti sostituire con il burro di cacao, però va tutto bilanciato, non è una cosa semplicissima. Dirci, sta andando. Allora, ok, ci siamo, si sta caramellando con calma. Allora, vediamo, ci vuole un quanto di... No, Catina, giusto, ho detto bene. No, Cettina. Cettina, allora qua, diciamo, il DIE non è importante. Ok, per chi non lo sapesse, è la misura con cui si misura sostanzialmente lo sciroppo di glucosa, è il destrosio equivalente all'interno di E. Però qui non è importante perché non è un problema. Tendenzialmente comunque si usa un 60 su questo. Poi, ripeto, non è un problema, si usa anche un 40, 45, non succede nulla. Non succede nulla. Allora, vediamo. Ci siamo quasi, quindi io inizio a scaldare la panna. È molto importante scaldare la panna perché evito di fare lo shock termico. Quando inserisco la panna, evito proprio appunto questo forte shock che mi vetrifica il caramello. Attenti che non salga. Allora, mi sono persa molto ezza. Enza no, guarda, abbiamo fatto la frolla al pistacchio. Ancora un po'. Qui ci siamo quasi, è bello biondino, non so se lo riuscite a vedere. Oh, perfetto. Questa si è scaldata bene, si vede che fuma, ok? E adesso l'aggiungo al caramello in 2 o 3 volte, attenzione perché sale, ok? Adesso aspetto che si stempi un pochino, quindi lo muovo leggermente e cosa faccio? Scaldo anche un po' la purea di lampone. Non le ho messe insieme perché il lampone è leggermente acidulo, può farmi tagliare la panna, ecco perché le tengo separate.
Adesso si sta sciogliendo. Vediamo. Se avete domande, fatemele pure, che ci siamo. Chi non ha microonde ovviamente lo può scaldare, diciamo, a bagnomaria, ecco. Anzi, scusatemi, per quanto riguarda la panna e la purea, si può scaldare tranquillamente all'interno di un pentolino. Okay. Adesso unisco anche la purea calda. L'ho inserita sempre calda perché voglio evitare, appunto, sempre un discorso di shock termico. Mescoliamo. Facciamo anche la bustina. E adesso dobbiamo far sciogliere sostanzialmente il nostro caramello. A fuoco basso ci mette un pochino. C'è chi magari avrà più, diciamo così, caramello vetroso, chi un po' meno, e piano piano lo facciamo sciogliere. Allora, vediamo, Pensano di senso, sono grossi, ah no, questo non lo so. Ciao Davide, buonasera, a tu, Barbara, benvenuta. Allora, il burro, eccolo qui il burro. Il burro però va dopo, il burro va dopo. Bene. Allora, Davide, sei in diretta? Sei qui che supi, ma succede sempre, cioè non capivo perché non leggevo i commenti che leggevi tu. Elisa, no, non lo so, non lo so cosa ha fatto Antonio, non lo so, se magari mi ha messo in diretta pure di là. Non lo so. Non so se hanno fatto una multidiretta, cose... Adesso se Antonio è in collegato glielo chiediamo. Allora, ragazzi, a me si è sciolto tutto, quindi cosa faccio? Ah, se volete magari accentuare un po' il colore e renderlo un pochino più, potete mettere un pochino di colorante, non c'è problema. Io non lo metto perché se posso evitarlo, insomma, lo evito. Allora, vado a versarmelo tutto quanto sopra il cioccolato. Il calore ovviamente mi scioglie il tutto, ma lo aiuto con il cucchiaio. Ecco qui. Adesso aggiungo il burro. Aggiungo il burro. Si scioglie bene tutto. E vado a mixarlo, quindi prendo il mio mini pinner a immersione e gli do la passatina. Adesso vediamo se c'è qualche messaggio. Allora, ok, sì, certo che posso rispiegare. Allora, abbiamo, certo Carmela, cosa abbiamo fatto? Abbiamo caramellato lo zucchero insieme allo sciroppo di glucosio, poi aggiunto prima la panna scaldata, in questo caso a microonde, poi la purea di lampone sempre scaldata a microonde e abbiamo fatto sciogliere bene tutto quanto, bene il caramello. Io ci ho messo poco perché avevo appunto lo sciroppo di glucosio, magari chi ha usato solo caramello ci può mettere un po' di più, quindi attenzione ecco a questo. Poi versato sopra il cioccolato, messo il burro e adesso lo vado a passare al mini pinner. Bene. Allora, spostiamo questo.
Adesso questo qui lo metto in una ciotolina. Vedete che è molto liquido? Si vede? E quindi questo qui andrebbe benissimo nel momento, diciamo, è pronto nel momento in cui ha riposato. Dovrebbe riposare 3, 4, 5 ore in frigorifero. Ovviamente noi non abbiamo questo tempo e quindi io lo userò così, un pochino liquidino. Ok, in realtà quando lo utilizzerò, quel tempo che sarà trascorso sarà già un pochino più rassodato, però adesso lo faccio vedere. Quindi cosa faccio? Lo metto in frigorifero, tanto non è caldo perché ovviamente il composto che abbiamo versato sul cioccolato bianco era assolutamente molto caldo, ma il cioccolato bianco e il burro erano a temperatura ambiente, quindi ne hanno abbassato la temperatura. Allora, vediamo. Miele al posto dello sciroppo di glucosio si può? No, non è la stessa cosa, cioè il miele non si sostituisce con lo sciroppo di glucosio, sono due cose totalmente diverse, sono sempre, diciamo, due zuccheri per così dire, però sono cose differenti. Il miele del più lo si va a sostituire con lo zucchero invertito, che è un'altra cosa. Ok, allora, quanto tempo con i mini pinder? Ma no, guarda, ci vorranno, hai visto, 20 secondi, 30 secondi, non è importante, ecco. Allora, vediamo. Lo sposto qui, mettiamo un frigo. Bene. E adesso cosa faccio? Mi riprendo la mia frolla che avevo lasciato in congelatore. Ok? E adesso sapete che faccio? Allora, arrivo qua. No. Bene. Così almeno vi inquadro il tavolo, tolgo una carta, tolgo l'altra, queste le recupero, magari me le uso anche dopo, ecco. E adesso vado a prendere, se lo avete molto 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 bene, il tappetino microforato, ok? Se non avete il tappetino microforato, li farete sopra la carta da forno, insomma, come la cottura di un biscotto normalissimo. E, vediamo. Ok, qui adesso, ragazzi, sta a voi scegliere il diametro della coppa pasta. Occhio perché dobbiamo farne uno pieno, ok? Eccolo qui. E uno invece vuoto. Quindi vediamo, facciamo magari questo e questo potrebbe essere, sì dai, ci sta, sì sì, va bene così. Allora, vediamo. Ciao Sara, benvenuta, ciao Claudio, benvenuto anche a te. Ciao Davide, perché sei sul mio schermo TV da 55 pollici. Fantastico, Arianna. Ah, allora, quando la frolla è bella fredda, vedete, io la vado a cuppare e la tiro su addirittura con il mio stampino, ok? Poi, non ho problemi. Questo ovviamente lo possiamo reimpastare oppure lo andiamo a, diciamo così, cuocere. Quindi per ogni pezzettino, diciamo così, forato, ne faremo uno pieno. Vedete come si riesce a lavorare molto bene? Io la posso tenere in mano che non succede niente. Ecco qua. Si possono rivedere tutte le tue dirette? Certo, certo Sara, sì sì. Adesso mi chiederete, ma li stai mettendo apposta così uno sfalsato rispetto all'altro? No, in realtà no. Ecco, questo si è rotto, ma non è un problema, perché tanto in cottura poi si attacca. Allora, aspettate, vediamo. Eccolo lì, che questo non mi esce.
Allora facciamo così, facciamo l'aggiunta per farmi uscire un altro. Vabbè, questa qui poi si può reimpastare, io adesso la sposto e magari ci faccio qualcos'altro. Si può reimpastare, la tiriamo nuovamente, facciamo altri biscottini e via. Allora, vediamo. Ok, se avete domande fatemene pure. Adesso, se abbiamo utilizzato il tappetino microforato, andiamo a prendere a cuocerlo direttamente su una griglia. Ok, se avete la leccarda da forno, insomma, non c'è problema, potete farlo anche lì, ecco. Oh. Allora, vediamo. Davide, perché sul tappetino microforato la frolla si colora molto da sotto? Devo ridurre il tempo di cottura? Allora, Arianna, lì dipende che forno hai, perché se hai un forno statico può essere che sia troppo caldo sotto, ok? E ovviamente si colora molto di più perché essendo forato arriva molto più calore, capito? E, posso vedere le rete che mi sono perso? Certo, Mimma. Qua sulla pagina, guarda, vai in video... E trovi tutto. Se non li trovi qui, ancora più comodo sul sito internet www.davidesalonia.it e trovi tutto. Corsi di sono iscritti anche nella nostra associazione internazionale Federazione Italiana. Ah, Sara! ragazzi, ho indosso la giacca del campionato italiano perché proprio l'anno scorso, non in questo periodo, era ancora febbraio, ma avevano fatto un articolo importante su un giornale molto importante, non solo della zona, ma non solo, e quindi ho detto, avevo questa giacca, ho detto, beh, visto che ci sto ancora, la metto, ecco. Allora, per quanto tempo, Davide? Allora, guarda, qui, ragazzi, qui dipende molto dal vostro forno, eh? Possono volerci 8, 10 minuti, 12, 15, dipende molto, ecco. Allora, adesso prepariamo la frolla, quella al tè matcha. Quindi via con gli ingredienti della nostra frolla al tè matcha, così li avete anche qui. La confettura di ciliegie, ok, la tengo da parte, ok, perché servirà dopo. Ecco qua, eccolo qui il famoso tè matcha. La particolarità, diciamo, di questa frolla. Alcuni di voi mi hanno scritto, Davide, ma io non trovo il tè matcha, che faccio? Beh, fai una frolla alla vaniglia, ecco, nel senso, fai un'altra frolla. Qui la particolarità è proprio l'utilizzo di questo tè, veramente, veramente eccezionale. Io lo adoro, mi piace tantissimo. E quindi ci facciamo appunto una bella frolla. Allora, vediamo, temperatura del forno, allora, spessore della frolla, ragazzi, temperatura, come vi dicevo prima, siamo 155-160 gradi. E poi, per quanto riguarda invece la... mi sono perso lo spessore 0,3-0,4 mm, anche 0,5, un po' alto è 0,5, però ci potrebbe stare. Allora, adesso dove si potrebbe trovare il tè? Ma guarda, Anna, io l'avevo acquistato in un negozio di erboristeria, si trova in quei negozi lì al 100%, cioè tendenzialmente, insomma, ecco, e altrimenti tramite Amazon, eccetera, ecco. Allora, partiamo con gli ingredienti, dai. Frolla al nostro tè matcha. 125 grammi di farina 00, 12 grammi di amido di mais, se non avete l'amido di mais va bene anche la fecola, non c'è problema. 75 grammi di burro freddo, 55 grammi di zucchero, 30 grammi di tuorlo d'uovo, un pizzico di sale, l'ho messo qua per comodità insieme alla nostra vaniglia, eccola qui, l'ho già raschiato, e appunto 3 grammi di tè matcha, che corrispondono circa, per chi non ha la bilancia di precisione, a 2 cucchiaini da tè, diciamo, ecco. E poi, a parte della confettura di ciliegie, in realtà potete usare la confettura di fragole, di lamponi, quello che preferite, ecco, ok.
Vediamo se ci siamo. Oh, bene. Allora, partiamo come prima, ragazzi. Semplice. Semplice. Farina all'interno della planetaria. Facciamo così. Farina all'interno della planetaria. Poi, amido all'interno della planetaria. Lo si può fare sempre a mano, eh? Uguale, identico a prima, non cambia nulla. Mettiamo il nostro tè matcha. Poi, gli aromi, quindi il sale, o meglio, la vaniglia e il sale. E poi il burro. Eccolo qua. E andiamo, come prima, a assabbiare tutto quanto. Zucchero e tuorlo lo teniamo da parte. Ok. Allora, vediamo, eh. Metto l'altare. E facciamo andare. Dopo mi direte se vi piace questa frolla. Allora, ciao Filomena! È sempre bello vederti lavorare, sei come una droga. Io addirittura, Laura, ma ti ringrazio. Sapete cos'è bello? È che io mi diverto. Cioè, allora, per chi vede la scena, sono io che sto parlando a un telefono. Dice che vabbè, però in realtà io mi diverto, ecco, e questa è la cosa più bella, no? Non si vede quello che fai. Allora, sì, guarda, l'ho messo in planetaria. Aspetta, resto ancora qua, perché così vi faccio vedere poi meglio la sorta di sabbiatura come prima, ecco. Cristina, dove si trova lo sciroppo di glucosio? Allora, lo sciroppo di glucosio si trova in realtà anche al supermercato. Vedete com'è? Anche prima era più o meno così l'effetto. Se c'è qualche pezzo di burro, come vedete, non succede niente. Ok, questo è un po' il nostro effetto. Monica, adesso arrivo. Allora, aggiungiamo lo zucchero e poi il tuorlo. Ecco qua. Resta ancora qui, ragazzi, qua, che vi faccio vedere questa, perché così ve la faccio vedere bene bene da vicino. Poi torno e vi faccio vedere. Adesso vado a compattare, diciamo, più tutto. Piano piano, come prima, aumento la velocità e poi così vi faccio vedere la frolla finita. Allora, il matcha ha un sapore forte di tè verde, ecco. Allora, andiamo subito, vediamo un attimo. Perché, allora. Allora, datemi un attimo perché ho l'impasto che mi chiama un altro po' di liquido, vedo. Forse ho sbagliato io a pesare, ma può essere. Prendo un ovetto e aggiungo un po' di liquido. Questo si può fare se vedete che l'impasto ve lo chiama. Allora. Me ne metto proprio una punta soltanto perché ne mancava qualcosina. Non può succedere, vediamo un po'. Adesso è perfetto. Allora, non si vede quasi niente, anche perché sto facendo. Adesso sto sistemando questo. Dopo volevo farvi vedere
un attimo la, diciamo, la frolla finita, ecco. Ecco, ci siamo quasi. Eccola qua. Gli scotti pistacchi che ci sono. Eccola qui. Compattiamo. Eccola qua. Questa è la nostra frolla. Volevo farvela vedere così adesso ci siete. E adesso torno a mostrarmi. Allora, torniamo a farci vedere. Tre. Grand'angolo. Tac. Allora, aspetta ancora un po', facciamo un taglio alla testa, da solo. Eccoci. Eccoci qua. Ciao a tutti. Sono tagliato, sicuro, e anche storto. Allora, spero che sistemo. Oh, bene, molto meglio. Oh, ecco qui la nostra frolla al tè matcha. Facciamo come prima, quindi andiamo a... la andiamo a stendere, quindi prendiamo due foglie di carta forno, questo qua l'ho usato per appoggiare il cucchiaio, quindi no, prendo puliti, aspettate, i biscotti ci siamo, li possiamo togliere, allora, tiro fuori dal forno i nostri biscottini, eccoli qua, e prendo due fogli di carta da forno, dove faccio esattamente come prima, quindi mi vado a tirare la mia frolla, la stendo, ecco qua, e me la vado a tirare bene. Se avete domande, chiedetemi pure. Vediamo cosa dice Renza. Renza si sta già pappando il caramello. L'ho visto, Renza è toccato. Mamma mia, che buono che è il caramello al lampone. So io. Mi aspetto perché è ancora liquido adesso, sarà ancora morbido. Appena si raffredda, è molto, molto goloso. Veramente molto. Lo potete usare anche in monoporzioni, torte moderne, crostate, vero? Potete usarlo in tante preparazioni. Eccola qua. Vediamo un po'. Vediamo. Ciao Daniela, la mia prima diretta, benvenuta Daniela, benvenuta Daniela. Allora, quando l'abbiamo tirato, sì, va bene, dai, e come prima lo metto nel congelatore, così si prende e riusciamo poi a poppare dei biscotti perfetti. Quindi via, in congelatore. Anche questa andrebbe fatta riposare, ok? Quindi non... non è uguale sostanzialmente. Qui abbiamo i nostri biscottini, adesso li lasciamo raffreddare perché sono ancora belli caldi. Mettiamoli qua, così riusiamo il tappetino senza
sfogarne un altro. Buonasera, questo diretto si può vedere domani? Certo, certo. Maria, sì, sì, sì. Allora, vediamo. Ok, mettiamo gli amici, scusi, se questi si raffreddano. Poi, cosa facciamo adesso? Ci prepariamo il biscotto noccioloso. Ok, intanto che tutto si sta un po' raffreddando e sistemando, ci facciamo il nostro bel biscotto noccioloso. Quindi, ingredienti, che adesso vi dico. Io per il biscotto, ragazzi, noccioloso, sto usando le nocciole di una noccioleria a cui tengo tantissimo. Si chiama Noccioleria Martini. Perché tengo tantissimo? Per chi ha assaggiato i prodotti di questa noccioleria sa che sono delle cose fenomenali, a prezzi veramente eccezionali se si pensa alla qualità. È un'azienda piccolina di famiglia, okay, che ha deciso lei e lui, marito e moglie, di piantare dei noccioleti e hanno creato questa piccola aziendina che sforma, che sforna delle chicche fantastiche. La pasta di nocciola. Non uso più nient'altro, cioè questa è una cosa divina. E siccome nelle preparazioni a base di nocciola, di pistacchio, quello che fa la differenza sono poi la pasta che viene utilizzata, e capite bene che cambia se magari si usa una pasta piuttosto che un'altra, no? Quantomeno a livello di sapore, ecco. Allora, vediamo, si può sostituire il tè matcha con il tè al bergamotto? Oddio, Loredana, non lo so, ti dico non lo so, perché in realtà, come prima era già stato citato da qualcuno, qualcuno ha una polvere il tè matcha, no? E mentre quello al bergamotto non so se è la stessa cosa, probabilmente sì. In caso bisognerebbe provare. Ok. Vediamo. Ma allora, guarda, Valentina, Valentina mi chiede se non ho il tè matcha, magari con cosa posso sostituirla. Ma li cambia se è Valentina, cioè, bisognerebbe un attimo vedere che prodotti ci sono, capito? Difficile qua sostituire, magari dire, ah, guarda, prendi questo o quell'altro, perché il tè matcha, obiettivamente, è un po' unico nel suo genere, no? Cioè, un po' particolare, ecco. Però, ragazzi, intanto, dai, vi do gli ingredienti del noccioloso, così lo prepariamo. Le nocciole frullate vanno bene? No, Caterina, serve proprio la pasta di nocciola, perché è completamente diverso, sai, il risultato finale. Ecco. Allora, datemi un secondo solo. Ok. Allora, ingredienti. 45 grammi di farina, 00, già setacciato, ovviamente. Poi 30 g di farina di nocciole, 40 g di burro a temperatura ambiente questa volta. Questo è molto importante perché faremo una sorta di frolla montata e di conseguenza il burro a temperatura ambiente è proprio l'ideale. Okay. Se invece il burro è troppo duro faremo poi fatica a creare i nostri, diciamo, i nostri biscottini. Ecco. Poi pasta di nocciole 25 g. La bacca di vaniglia, poi il sale, il pizzichino di sale e 15 grammi di uova. Mi sembra di aver detto tutto. Ok, mi sono riuscita a fare la pasta di nocciola in casa. Sì, Lenora, con il Bimby si va molto vicino a un risultato valido. Non è la stessa cosa, però non è neanche male, male, male. Allora, adesso prendo la Letale pulita. Ho due cesti, ho due ciotole, cesti così, ciotole, ho due ciotole e cosa facciamo? Iniziamo a inserire, dov'è, eccolo lì, il burro. Allora, scusate che prendo un sporco, via. Allora, all'interno della nostra ciotola planetaria inserisco il burro. Ecco qui, chi non ha la planetaria lo può fare con il frullino elettrico, perché andiamo a creare una sorta di crema, ok? Vediamo. Ok, allora, zucchero a velo, sì, eccolo qua, scusatemi, magari non l'ho detto prima, zucchero a velo 25 grammi, giusto 25? Sì, 25 grammi di zucchero a velo, che inserisco? Quindi ho messo il burro, ho messo lo zucchero, vado a mettere gli aromi, la vaniglia e il sale, vediamo. Adesso li ripeto tutti, eh? Li ripeto tutti. Ok.
vaniglia, sale e la pasta di nocciola. Quindi ho messo all'interno della planetaria la vaniglia, il sale, la pasta di nocciola, il burro, lo zucchero e basta. E a parte ho la farina 00, le uova e la farina di nocciola. Spostiamo. Il microfono che ho funziona? Sì, certo che funziona, sì. Anche direi abbastanza bene. Allora, ripeto gli ingredienti, dai. 45 grammi di farina 00, 30 grammi di farina di nocciola, poi 40 grammi di burro a temperatura ambiente, 25 grammi di pasta di nocciola, 25 grammi di zucchero a velo, io prima ho detto di amido, mi sono sbagliato, 25 grammi di zucchero a velo, eccomi dov'era, 15 grammi di uova, pizzichino di sale e c'è una mezza bacca di vaniglia. Se poi piace si può mettere anche una bacca intera. Qui adesso via questo e prendiamo, dov'è? Eccolo qua, la frusta, ok? Perché creiamo una sorta di crema. Molto importante, ripeto, avere il burro a temperatura ambiente, fondamentale. Se per caso ce lo siamo dimenticati, nessun problema. Vediamo quel pettino tagliato a cubetti a microonde. Occhio a non fonderlo, però, ecco. Allora, Sara, lì dipende, già non ho da darti la dose di biscotti, dipende quanti grandi li facciamo, sai. Poi guarda, adesso vediamo cosa salta fuori qua, più grande in base ai diametri, ecco. Ci siamo già. Guardate, vi faccio vedere, è proprio una crema, vedete? Abbiamo creato proprio una crema. Adesso vado ad aggiungere le uova. Ecco qui. E di nuovo gli do un colpo con la frusta. Posso togliere la frusta e rimettere la foglia, perché vado ad aggiungere sostanzialmente, scusate che gli do una passata, bene, così si stacca un po' dai bordi, vado ad aggiungere la farina e la farina di nocciola. Volendo li possiamo mescolare assieme, però non è una cosa che se non si fa succede niente, insomma. E con la foglia vado a, diciamo, uniformare il nostro composto. Dopo ve lo ripeto, Allora, andiamo a questo. Essere molto molto morbido, diciamo che più è morbido meglio è. Ok, se vi risulta troppo duro probabilmente vuol dire che avevate il burro parecchio duretto o magari gli ingredienti che erano freddi. Allora quando sono freddi ovviamente vanno a raffreddare anche il burro e quindi magari ottenete un composto più duretto. Eventualmente muovetelo
un po' con le mani, ecco, perché questa è un po' la consistenza, vedete, dell'impasto, che è una frolla in sostanza montata che viene utilizzata con la sacapoche. Adesso infatti vi faccio vedere. Allora, vediamo. Non ho la pasta di nocciola, posso unire la Nutella? No, Lucia, è proprio un'altra cosa. La Nutella è un insieme di grassi, zuccheri, nocciole, cacao, eccetera. Qui invece la pasta è pura nocciola, sai? Quindi no, assolutamente, assolutamente no, ecco. Allora, prendiamo adesso una sacapoche, io l'ho già preparata con una bocchetta. Possiamo farvi anche qui, non è un problema. Metto mio impasto del noccioloso all'interno. Se per caso è tanto duro, iniziamo un po' a muoverlo così, lo scaldiamo un po' con le mani. Ecco, qua invece no, è perfetto, quindi non vado neanche a scaldarlo. E facciamo delle forme. In realtà possiamo fare qualsiasi genere di forma, non è un problema, ok? Quindi io adesso vado a fare delle formine così. Non so se le vedete. Se volete, io vi avvicino. Non fateli troppo alti perché, essendo una frolla molto morbida, tende poi a scendere un pochino, ok? Quindi state un po' attenti a questo, ecco. Quindi sa che non ce n'è più. Ecco qua. Allora, è una frolla montata. Sì, che era scritto. Sì. Si vedono, ragazzi? Dove tu fosse per qualcosa? No, il mio no. Scusate, ma dove trovo poi la ricetta del cremoso alla carota? Caterina, quella è un'altra cosa ancora, eh? Attenzione. Allora, ragazzi, prima di andare in cottura, andiamo a mettere delle nocciole, diciamo, rotte. A piacere, ovviamente. Qui. Il tappetino è sempre microforato? Sì, è microforato. Allora, per la frolla montata non è un po' il massimo massimo, perché si corre il rischio che un po' possa scendere, perché si lascia un po' andare. Però lo possiamo usare, insomma, ecco. Se avete eventualmente anche la leccarda, va benissimo con la carta da forno, un po' classica, insomma, non c'è problema. Allora, adesso vi faccio vedere, lo intanto così vedete bene come li ho preparati. Eccoli qua. Ok, e adesso andiamo subito in cottura con i nostri bei nocciolosi. Andiamo in cottura. Metto sempre la placchetta. Il forno possiamo tranquillamente tenere la stessa identica temperatura, non cambia nulla. A livello di tempistiche qui dipende molto da, diciamo, dalla forma che abbiamo dato, se è un po' più grande, un po' più piccolo, e un po' da questo. Bellissimi, non devono riposare tutta la frolla montata? Sì, Valeria, assolutamente sì. È che, essendo ovviamente un po' tardi, io vado diretto in cottura, però andrebbe fatta riposare la frolla montata. Come in frigorifero, li lasciamo riposare in frigorifero un paio d'ore, oppure anche in congelatore, meglio ancora, una mezz'oretta, poi dipende un po' da tante cose, però ecco, di solito un po' è questo. Direttamente come fare a raffreddare? Sì, Chiara Stella, sì, si lasceranno andare un po' di più, ecco.
però poco importa, cioè nel senso, più che altro con le tempistiche, se no vi tengo qua fino a mezzanotte, quindi se potete fatevi riposare, poi andate in cottura, va bene? Ora, adesso ragazzi, io prendo la frolla, il tè matcha, che è pronta, più che pronta direi. Posso spostare, questo lo togliamo che è sporco. Questa è la nostra frolla, vediamo. Sono molto buoni questi qua, questi golosoni sono veramente buoni, ma buoni, buoni, nocciolosi, scusate. Allora, come prima, togliamo il primo strato, secondo strato e facciamo la stessa identica operazione di prima. Guardate che bel verde che ha. Qui ho il tappettino che ho usato prima, quindi ottimo. E vado a coppare come prima un disco pieno e uno vuoto, uno pieno e uno vuoto. Ecco qui. Se avete domande, vediamo, eh. Adesso li sto facendo tutti pieni e poi inizio a. E vado a copparmi il vuoto. Eccolo qua. Vediamo un attimo. Deve riposare poco questa frolla? Marianna, no, come tutte le frolle deve riposare. Io adesso la uso diretta perché, ah, se riposa è meglio, lo sapete. La uso diretta solo perché le tempistiche, ahimè, della diretta sono un po' così, ecco. Non voglio tenervi, diciamo, di solito alle 10:30 abbiamo finito. Questa sera abbiamo qualche minuto di ritardo, però ecco, non voglio tenervi a mezzanotte. Ecco, allora vediamo se questo riusciamo a farlo. Facciamo così, ma lo teniamo sotto questo qua. Ecco fatto. Vediamo questo anche ce la facciamo. Sì, perfetto. E copiamo allora questo qua. Se gli altri due sono bruttini, facciamo così, perfetto. Questa frolla io adesso non mi metto a tirarla di nuovo, però ovviamente poi la recuperiamo, facciamo altri biscotti, un po' come quella che abbiamo visto prima, quella di pistacchio. E anche questi sono pronti da andare, per andare in cottura. Quindi prendo la mia griglietta e vado a cuocerli direttamente. Mamma, che profumo di nocciola che sta venendo, che sta arrivando, fantastici. Quindi lì sono proprio buoni. Allora, questo lo possiamo buttare. Adesso arrivo a rispondere alle vostre domande, ragazzi, eh. Ma prima non era. Aspetta, Giulia, mi fai morire. Quanti sponsor hai sulla giacca? No, questa, ragazzi, non mi pagano, lo dico subito. Questa era la giacca che davano al campionato italiano e di conseguenza gli sponsor erano quelli, perché ovviamente pagavano non noi partecipanti, bensì gli organizzatori. Allora, vediamo. Davide, per come ti ho detto, hai iniziato le dosi di tutto? Allora, no, in realtà ho fatto le stesse dosi, tranne il golosone che ne ho fatto meno. Ecco, i biscotti questi qua ne ho fatti meno. Allora, datemi un secondo, ragazzi, che sapete che a me piace lavorare e quindi do una passatina. Mi metto un foglio di carta da forno solo per lavorare un attimo meglio, ecco. Allora, prendo adesso il famoso caramello ganache, il caramello lampone, che ovviamente è ancora morbida, eh. È ancora morbida, però va bene, la usiamo così. Cosa facciamo adesso? Ci prepariamo quello che sarà un po' la glassa del nostro biscotto golosone.
Allora, eccomi. Cioccolato bianco, burro di cacao e la granella al pistacchio. Adesso vi dico anche le dosi. Allora, per quanto riguarda cioccolato bianco, qui ho fatto mezza dose, io ho fatto 60 grammi, ne avevo dati 120, lì vedete voi quanti biscotti avete fatto. Siccome ho fatto mezza dose di biscotti, ho dimezzato anche un po' la grassa esterna. Burro di cacao, 15 grammi, ho qui ho il micrion, che è quello in polvere, ma va bene qualsiasi burro di cacao. Se non avete burro di cacao, sapete che potete usare l'olio di semi nella stessa quantità, che serve un po' a fluidificare il nostro cioccolato bianco. E infine della granella di pistacchio. Allora, la prima volta che mi collego, ma sono molto in ritardo. Dove trovo questa ricetta? Elena, sì, tranquilla, sei molto in ritardo, diciamo. Allora, Elena, qua nella pagina, sai, poi arriveranno anche nel sito internet, quindi trovi tutto, diciamo. Vediamo, biscotto alla nocciola è lì. Oh, adesso cosa facciamo? Sciolgo il cioccolato bianco per prima cosa. Qui ho i miei biscotti. Adesso ragazzi io vi porto qui, così vi faccio vedere bene quello che facciamo. Sciogliamo. Vediamo se, quindi, quelli alla nocciola stanno andando, non si sono neanche lasciati andare troppo. Davide, che bocchetta usa? Ah, che bocchetta, ragazzi, usate quella, la via di mezzo tra la liscia e la stella, però potete usare quella che volete, non è un problema, è un moderamento, cioè proprio zero. Valentina, ci sono. Dimmi, Vale, vai a scrivere qualche commento. Sono tostate, Carlo, sempre meglio tostare la frutta secca, però è anche vero che vanno direttamente in forno, quindi si tostano in forno. Se non l'hai fatto non c'è nessun problema, perché tanto andando in cottura in sostanza si tostano, ecco. Allora, cioccolato bianco sciolto semplicemente. E adesso sciolgo anche il burro di cacao. Sciolgo anche il burro di cacao. Sì, certo, ripeto gli ingredienti della grassa. Allora, 120 g di cioccolato bianco, poi 15 g di burro di cacao che sto sciogliendo e della granella di pistacchio, questa è più o meno circa un 50 g, ecco, può essere un po' di più, un po' di meno, ma poi non sa la quantità precisa. Poi vediamo come la facciamo. Ecco. Vediamo un po' il burro. Diamo un occhio al biscotto noccioloso. La ricetta, sì, la trovate. Antonella, mi piacerebbe tanto un corso sugli lievitati. Pensi di farlo? Antonella, sì. Allora, non farò però la Columba quest'anno, perché no, no. Però uscirà tra non molto il corso dedicato alla vinoiserie. Cos'è la vinoiserie? Le brioche, i croissant, i danesi, tutto diciamo, diciamo i cornetti all'italiana, insomma queste cose qui, ecco. Allora, sciolto adesso il cioccolato bianco, cosa facciamo? Prima di unirlo al burro di cacao, sporco, aspettate che vengo qua, il corso sulla vinoiserie però uscirà ad aprile, ragazzi, dovevo uscire a marzo, ma volevo fare delle cosine più, dovevo sistemare un paio di cose, quindi abbiamo posticipato di poco poco, ecco. Ma vediamo i nocciolosi, ci sono quasi, sono belli anche da vedere questi qua, carini. Allora, che facciamo? Così, sporchiamo leggermente in modo tale che li vado ad attaccare, ma proprio leggermente,
Ecco qua. Davide, non sto dormendo la notte per i corsi. No, dai, Antonella, addirittura. Io ormai di notte lavoro anche di notte, ma no, dai. Io ripeto, il 12 esce quello sulla primavera, è simpatico, la primavera è in fiore, usiamo anche un po' il discorso dei fiori, è simpatico. Allora, questa è la base. Adesso cosa facciamo? Potete... Prendiamo una sacoche. Non serve necessariamente la scarta porta, eh. Allora, potete tranquillamente usare un cucchiaino. Tiro fuori i nocciolosi. Guardate che belli che sono questi. Ecco qua. No, non sto chiudendo i biscotti con la glassa, eh. Sto solo usando, vedi, il cioccolato bianco sciolto per chiuderli. Il burro di cacao ce l'ho qui e devo ancora inserirlo. Quindi una volta che ho chiuso i biscotti, allora vado a mettermi anche il burro di cacao. Adesso sciolgo bene e lo inserisco nel cioccolato. Mescolo. Poi in realtà, vero, questa è un'operazione in più, non è necessario, cioè si può anche non fare, insomma. Ecco qua. Allora, attenzione, non mettete la granella dentro, eh. No, 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 perché facciamo un'altra cosa. Quindi questi qui per adesso li spostiamo un attimo. Cosa facciamo? Prendiamo la nostra ganache al caramello e lampone. Io l'ho messo dentro una sac à poche, ma ripeto, si può fare anche con un cucchiaino, perché andiamo a... riempire i nostri bei biscotti. Questa qui poi io la tengo per fare altro. Si può anche tenere in frigorifero, insomma, non c'è problema, è una ganache, quindi dura anche. Qui cosa faccio? Prendo i miei biscotti e li metto per 5-10 minuti in congelatore, ok? 5-10 minuti. Quindi via. Oh, vediamo se intanto, se avete domande. Ho comprato un set da 20 di ciotoline in vetro, prima di preparare... Arianna mi fa morire, quello che posso tutti gli ingredienti, ho la Davidite. Ragazzi, ma perché io uso le ciotole in vetro? Perché così vedete cosa c'è dentro, ok? Si vede molto meglio. Siccome le uso per registrare, mi vengono comode anche per fare dirette. Non so più dove metterle. Piera, perché come mai non hai messo la ganache per unire i biscotti? Sì, Piera, potevi fare tranquillamente anche così, no, non ci ho pensato, sono sincero. Non capisco... C'è nel forno, può dipendere dal tipo di burro. Oddio Paola, guarda, io ho usato un burro normale, neanche un burro tedesco, qualcosa di un pochino più sostenuto, ecco. Allora, qui nel temaccio ci siamo quasi. E allora, facciamo una cosa intanto che aspettiamo gli altri. Qui ho i nocciolosi. Questi sono ancora un po' caldi, eh? Però. Quindi mi raccomando, aspettate che si, vedete che sono ancora un po' caldi. Aspettate che si, diciamo, raffreddino bene. Però facciamo una cosa. Allora, vi faccio vedere. Qui ho dello zucchero a velo e un vassoietto.
Ok. Eccoli qua. Ah, si stacca la nocciola. Noccioloso senza nocciola. Vieni qua. Oh. Questi sono facilissimi da fare, ma sentirete che buoni anche. Sentirete poi che buoni. Oh, i primi li abbiamo adesso, eh. E questo non ci vuole stare. Sapete cosa faccio? La metto da parte e la mangio dopo, non adesso, dopo. Allora, intanto li mettiamo qua questi. Allora, temaccia, sì, ci siamo. Questi qua sono cotti. Allora, temaccia li spostiamo qua. Bene. Spegniamo anche il forno, non serve più. Ok. E andiamo a riprendere, rimango sempre qui, andiamo a riprendere gli altri, che ormai si sono raffreddati. Perché si devono raffreddare? Perché uno si unisce il cioccolato che abbiamo inserito prima. Due, possiamo fare questa operazione qui adesso. Immergiamo. Scuotiamo, che togliamo l'eccesso. Uno. Quando vi dicevo golosone c'era un motivo. Si capisce adesso il motivo del golosone. Scuotiamo, vedete, così togliamo l'eccesso. Pocci, pocci, pocci. Ragazzi, questi li potete fare come volete, vero, eh? Li potete mettere tranquillamente un altro tipo di ganache, una ganache esotica. Per chi è iscritto a pasticceria semplice, a tutte le ricette entra, esce, fa, non c'è problema, ma anche altre ganache che abbiamo fatto, eccetera. E adesso non lo vado a pocciare, voi ce l'avevo pocciare direttamente, perché altrimenti cosa succede? Mi si riempie proprio. Ah, se voglio l'effetto di riempirlo va benissimo. Però così facendo ho questa cosa qui. Adesso ancora in congelatore. Ancora in congelatore, così si rapprende la glassa. Ok. Ovviamente. No, non mi ciuccioli di te. vabbè. Allora, ovviamente questa granella la recuperiamo tutta, opla, perché il pistacchio costa parecchio, e mettiamo in congelatore. Eccoli qua. Poi, allora, vediamo. Ed ecco qui quelli invece al temaccia. Aspettatemi, questa me la tengo fuori. E questo è quello che avevamo unito, vedete? Però non è un problema, tanto poi non si vede. Ecco qua. Allora, qua stesso discorso di prima. Quindi possiamo, come suggeriva prima, non mi ricordo più il nome, Pina, se non sbaglio, giusto? E possiamo unirli con un pochino di marmellata, tanto poi va all'interno, quindi sporco leggermente.
ok, sporco leggermente, oppure sempre con anche la glassa che abbiamo fatto, visto che ce l'abbiamo qua, questa poi si solidifica, ad esempio, quindi posso sporcare leggermente e andiamo ad unire. Oh, sbagliato. Ecco qui. Come si conservano i golosoni? Allora, si conservano a temperatura ambiente, ragazzi, perché abbiamo una ganascia all'interno, quindi problemi non ne abbiamo. Una glassa che è sostanzialmente una glassa anidra, quindi non ha presenza di acqua, e si conservano. Ovviamente non per tantissimo tempo, ma 3-4 giorni a temperatura ambiente ci stanno tutti, volendo anche di più. Ok? Ecco qui. Capite bene che adesso cosa facciamo? Andiamo a mettere la nostra marmellata. Scusate, le confetture, che non dica sciocchezze. Allora, io vi faccio vedere anche un'altra cosa. Secondo me mi piace darvi quella spunta di cosa in più. Vedete, io l'avevo messa un pochino in uno stampo. Ok? Fatti un po' grandi, però. Questo è uno stampo in silicone. Attenzione, vedete che non è completamente congelato, perché ovviamente la nostra confettura, o se usate delle marmellate, eccetera, sono molto, 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 sono ricchi di zuccheri, no? E quindi cosa succede? Che ovviamente non si congelano, però quel tanto che basta per estrarli un po' al volo, riusciamo a farlo, ecco. Poi la confettura rimane lì. Ok, perché è un po' come fare così, rimane lì, non è che cade. Questi sono un po' grandi, perché era meglio farli andare all'interno, però ci sta, ecco. Oppure con la sac à poche poi andiamo a premere. Se arrivano a 4 ore è tanto grande. Fantastico. Vediamo, Oh. Eccoli qua. Adesso li faccio vedere bene, li mettiamo. No. Poi. Allora, arrivano i nocciolosi. 2 e gli ultimi che sono in congelatore, che adesso vi taglio anche. Facciamo così, mettiamo solo 4. Oh, eccoli qua. Carini, eh? Hai visto, Sara, in anticipo? Caspita, abbiamo finito. Adesso non abbiamo ancora finito, però praticamente alle 10:30. Fantastico, fantastico. Allora, aspettate che vi faccio vedere uno di questi, prima di tutto. Quale assaggiare per... ragazzi, queste sono scelte difficili. Che assaggi prima? Allora, vediamo. Vedete com'è dentro? Eccolo qui. Questo adesso lo assaggio. Allora. Trac. Bene, ve li faccio vedere bene. Il colore non è che renda tanto, ma qui, d'altra parte, vediamo. Oh. Allora, torniamo più grandi.
Che dire, ragazzi? Allora, aspettate, devo passare di qua. C'ho sto filo del microfono. La nostra serata biscotti, se vi è piaciuta, possiamo replicare, fare serate biscotti, non c'è problema. Come avete visto, abbiamo fatto tre tipologie di biscotti, tra l'altro una almeno, questa qui, anche un po' articolati, no? Però, ecco, nocciolosa è semplicissimo da fare, e sentirete che bontà, è molto molto friabile, si scioglie quasi in bocca, e senti proprio un bel gusto di nocciola, soprattutto se usate un bel prodotto, no? E se vi piace... Facciamo altre dirette sui biscotti, eh? Io non l'ho mai fatto più. Arriverà anche quella sulla pasticceria salata, che so che vi è piaciuta, e c'era ancora quasi un anno fa ormai, eravamo in pieno lockdown, forse aprile, forse, se non ricordo male, c'era anche mio fratello, il mio fratello è in missione in questo momento, e dovrebbe rientrare a breve, speriamo, e via ormai da settembre, tenete conto. E quindi se rientra, lui lo associamo alla pasticceria salata, ve lo riporto qui in diretta e faremo un po' di pasticceria salata. Allora, ragazzi, abbiamo praticamente terminato. E vi ricordo, mi raccomando, perché ve lo dirò adesso durante la diretta, durante le dirette, se ci sentiamo, l'appuntamento il 12 marzo ci sarà la possibilità di diciamo così, acquistare insomma i videocorsi dedicati alla primavera, all'estate, quindi semifreddi, le crostate, ma anche se non volete acquistarli, nessun problema, provate la demo, andate a vedere un attimino com'è, perché trovate diciamo, crostata estate in costiera. Quella mi piace da matti, è una delle mie preferite in assoluto, perché è una crostata con una gelea al basilico, una crema di ricotta e una ganascia al limoncello. Costiera amalfitana, proprio pura, ci sono le rose cristallizzate che possono essere utilizzate anche in varie altre preparazioni. Poi un semifreddo, che non è il solito semifreddo al torroncino, è un semifreddo che abbiamo chiamato Blanco. In pratica è l'incontro tra il cioccolato bianco e il caffè. Fatto però a semifreddo, in una monoporzione, ok? Con del cacao, eccetera. Andate a vederlo dove c'è. Poi la monoporzione carrot, che invece ve l'ho detto prima, è l'abbinamento tra yogurt e carota, proprio nel periodo, diciamo così, primaverile. Tutto questo l'avrete gratuitamente, non dovete spendere un euro. Quindi andate a vedere, provate, vedete, scaricate le mie ricette, via dicendo. E dal 12 invece c'è la possibilità poi di prendere tutto quanto, insomma. Che dirvi di più se non salutarvi? Il blanco è lo so, Valeria, guarda, il semifreddo blanco è buonissimo, ma ho scelto proprio delle ricette facili da fare. Poi è ovvio che bisogna un attimo mettersi lì con tutte le cose, no? Però di un buono, ma non perché l'ho fatta io, perché insomma a me piacciono, incontrano tantissimo il mio gusto, e chi le ha fatte, le ha preparate, assaggiate, provate, ha detto che sono veramente veramente eccezionali. Insomma, io sono contento, ecco. Quindi Blanco è il top, lo so, Antonietta. Ragazzi, io vi saluto adesso, che siamo anche stra perfetti, pensavo di sforare un po', invece no, e ci vediamo alla prossima diretta. Quindi vengo lì, vi auguro una buona serata o una buona notte. E ci vediamo alla prossima diretta. Chiudo con i biscotti, via. Ecco il cestino sotto, questo non è bello da vedere, ma va bene. Vediamo se abbiamo. Eccoli qua. Buonanotte a tutti, buona serata, ciao.